Ciao a tutti ragazzi, quinta parte di Pokémon Edition in Zoom Eleven. Allora, vedete che non c'è la webcam, vedete che è un po' più particolare al tutto. È perché, come vi ho detto anche nel video di Galaxy, che penso sia uscito ieri, adesso devo vedere un po' quando sistemarli perché li sto registrando insieme. E sto registrando sul vecchio computer, perché nel frattempo ne ho comprato uno nuovo, ma sono in salotto, mentre il nuovo computer l'ho messo dove era quello vecchio, ovvero in camera. Quindi non posso attivare la webcam, anche se era tutto il salotto, eccetera. Non mi pareva il caso, ma sono in casa da solo, quindi posso registrare su questo vecchio computer. Perché non lo faccio sul nuovo? Beh, perché non riesco a riportarmi il salvataggio dall'altra parte. Quindi questa sarà la parte 5, diciamo l'ultima di questo mini gameplay, di questa beta. Ma la mia idea era di fare una bellissima live su questo gioco, quindi nel computer nuovo, e dove ricominciamo da capo, magari lo viviamo quindi insieme in live e arriviamo al punto in cui arriviamo anche in questa parte e andiamo addirittura oltre i confini della beta, diciamo così. Tanto devo dire, bellissime le musichette, mi piacciono tantissimo, anche perché ricordo proprio quella di Nazuma. Allora vediamo cosa succede, perché eravamo arrivati appunto a questa che è la parte numero 4 Pokémon. Eravamo qui con il nostro Pikachu e Lota, sì, è un Lotad, giustamente si chiama Lotad. Attenzione, una sfida, sì, una battaglia Pokémon. Lillipup, ok, noi andiamo con il nostro Pikachu. Mi avete anche detto nei commenti le traduzioni delle mosse, cosa potrebbero essere, eccetera, nonostante qualche modifica e la lingua spagnola, quindi vi ringrazio davvero di cuore. E per il sostegno, comunque questa serie, questi 4 episodi sono andati bene, specialmente i primi, poi come normale che sia, insomma, poi si fa sempre un po' a scemare, ma intanto ho apprezzato tantissimo il vostro sostegno. Questa parte sarà proprio così, lo vedete anche graficamente bruttino, me ne rendo conto. Canon, tanto, o Canon, come Evans. Però ecco, al di là di come poteva essere, insomma, il gameplay anche a livello tecnico, vi ringrazio per il supporto. Volevo riprendere da questo salvataggio e non ricominciare da capo, anche per godermi appunto quello che abbiamo fatto finora. Intanto Axel. Oie, vicino, cioè, ciao vicino. Come diavolo hai fatto ad arrivare qui così velocemente? Ah, ora che ci penso, non ti avevo visto, che dado, non so cosa vuol dire ragazzi. Ho catturato forse, no, non penso, senza Pokémon. Cosa ci fai qui senza uno? No, abbiamo i Pokémon, vabbè. Royal City, a lui se ne va a Royal City, quindi abbiamo trovato Axel e probabilmente troveremo anche Jude. Quindi questa è una figata, probabilmente già nella beta c'è sia Axel che Jude. Beh, Axel l'abbiamo visto, anche Jude, non so se lo sfideremo, però davvero... Io spero lo state sentendo ragazzi, perché gli audio non so come li ho regolati, ma c'è la musica, la schitarrata, quella di Axel sotto, come, cioè, bellissimo. E Scorbunny poi è Axel, cioè è palesemente Axel, bellissimo. Aia, quanto mi fa? Meno male l'ho elettrizzato con statico, l'ho paralizzato, insomma. Li facciamo abbastanza poco, però ora siamo più veloci. Bene, bene, ok, lui mi fa ruggito. Allora, che è già bellissima questa beta, questa quinta parte, diciamo quella finale delle parti, va un po' così, insomma. Attacco rapido, è vero? Allora, noi ci proviamo con Lota, anche se era veramente dura, non so che mossa ha. Ah, questa è sgomento, giusto? Sì. Mamma mia, mi sa che... eccoci qua. Axel ci ha sconfitti. Come funziona? Royal City. Me li cura comunque. Ma che carino. Me li ha curati come se niente fosse. Molto bello sto gioco. Non sto traducendo perché ho fatto un po' di fatica a capire. Comunque ho fretta. Ha perso già abbastanza tempo con noi. E torneremo a vederci, Mark Evans. E ci riaffronteremo quando ci rivedremo. In questo modo ti conviene prepararti per quando succederà. Bellissimo, bellissimo ragazzi. Sono già soddisfatto, veramente soddisfatto di queste 5 parti, che l'ho vissuto come avete visto proprio in stile let's play gameplay. Ma attenzione, non è finita qui, perché qua ragazzi c'è un'altra sorpresa. È Willy che sta venendo un po' bullizzato. E qua siamo palesemente a Royal City ragazzi. Questo è Sanford e Joe King. Wow. Ok.
E deve mostrare di avvicinarsi. Vabbè, credo che ci stia dicendo di non avvicinarci, cioè di mandare via tutti. E io non, spero non sia una scusa per dire che la beta finisce qui. Perché altrimenti, appunto, finisce con questa quinta parte e finisce, punto. Non lo so. Altrimenti, come vi stavo anticipando, andrei a continuare poi il gameplay nelle live. Cioè io quindi in una live nel nuovo computer cosa farei? Riproporrei tutto il gameplay fino a questo momento, ma lo rivivremo insieme, quindi con la chat e tutto. Mi dite anche voi che catturare, eccetera. Magari non sarà Lotad, ma sarà un altro Pokémon. Vediamo se avranno anche delle differenze, il Pikachu starter nelle statistiche, eccetera, eccetera. E dopo aver fatto tutto quello che abbiamo fatto in queste 5 parti, insieme però, andremo anche a vedere le novità e quindi Royal City. Quindi potremmo dire di essere arrivati a Royal City. Allora, vediamo un po'. Lì sono curioso di vedere, ma oddio, non ci possiamo arrivare? No, non possiamo arrivare con la cassa. Sì, per forza bisogna arrivarci. Forse con Surf. Però è difficile da qui, non riesco a capire. Vabbè, non importa, non importa. Eh sì, non sembra che riusciamo. Allora, facciamo un attimo un'esplorazione veloce, proprio a livello estetico e visuale, di quella che è Royal City, che sembra bellissima, ragazzi. La stazione di polizia. Qui c'è la polizia che blocca. Probabilmente quello sì sarà un. Anche qui non possiamo passare, perché c'è la roccia che blocca i tesori. La cosa ci fa un pochino rosicare, ma è comunque veramente bello. E qui c'è quella che sembra proprio l'Accademia Royal. La Royal Academy, ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Esteticamente parlando. Infatti stavo dicendo, mi turba che non si possa passare, invece si può. E abbiamo una pepita che ce la meritiamo. Ce la meritiamo proprio. Sì, la grafica 3D, per così dire, non mi convince tantissimo. Cioè, non riesco a capire come scendere. Probabilmente arrivandoci dal mare, dall'acqua. Ok. Perché questa è l'unica soluzione che mi viene in mente. O magari arrivandoci anche da un'altra città. E non per forza da questa. Però ci sono tante porte da esplorare, tante case, tanti dialoghi da fare, ragazzi. Il gameplay è ancora bello ricco. Almeno si prospetta in questo modo. Ecco, io non volevo allungare troppo il brodo in questa parte. Volevo renderla veramente breve. Perché vi invito. Intanto parlo con lui, magari. Ah, la malapinta, vabbè. Forse può andare. Usare surf, ovviamente si potrà usare surf da questo punto, ma non abbiamo ancora surf, così come non abbiamo appunto spaccaroccia. Allora, abbiamo visto la Raymond nelle scorse parti, abbiamo visto un po' l'inizio di questa beta. Io vi invito, ragazzi, a iscrivervi al canale per non perdervi la live quando sarà. Attivate anche la campanellina così vi arriva la notifica. Cerco e spero di farla il prima possibile, ragazzi. Quindi non un gameplay così registrato come ho fatto queste 5 parti che sono servite da introduzione, da trailer, ma sarà una live fatta insieme a voi. Vediamo se ne basterà uno, se ne faremo di più per riscoprire quello che abbiamo già fatto, ma soprattutto scoprire quella che è la Royal City e tutto quello che ci aspetta in questa beta. E non finisce qui perché vi ho chiesto anche il favore di dirmi un po' per i salvataggi di Galaxy, perché porterei anche altre live magari su una Zoom Eleven o Galaxy, e ci saranno naturalmente anche altri gameplay che stanno arrivando a breve, e con il nuovo computer mi sbizzarrisco davvero alla grande, con anche la webcam e tutto, ma lo vedrete, ragazzi. Spero che comunque il video brevissimo vi sia piaciuto. Abbiamo visto Axel, abbiamo visto Royal City, anche se di fretta, abbiamo subito una sconfitta incredibile, abbiamo risalutato il nostro Pikachu e la nostra Lota, vabbè, a parte gli scherzi, vi ringrazio per la visione, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate, ragazzi, questa può essere definita la parte finale per ora, ma ci vediamo nella prossima live. Ciao ragazzi!